tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Federica e oggi vi parlo della nuova app per mobile di Sony, Imaging Edge. In pratica questa nuova app sostituisce la vecchia Play Memories, che come saprà chi come me possiede una Sony A7 presentava non poche limitazioni in termini di funzioni disponibili, come tethering e scatto remoto. Con questa nuova applicazione Sony finalmente risolve questi problemi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i benefici di questo aggiornamento. Se avete installata la vecchia applicazione è sufficiente aggiornare il software alla nuova versione, mentre se non avete installata Play Memories Mobile, innanzitutto andiamo sul sito della Sony, cerchiamo il nostro modello nella sezione supporto e tra i download troveremo questa app. Quando clicchiamo su di essa si aprirà una pagina che ci avvisa che il servizio Play Memories è terminato e che Imaging Edge Mobile è il suo successore. Va bene, installiamolo. La schermata ci porta al sito dell'applicazione. Quando finalmente l'installazione è riuscita, possiamo iniziare il collegamento del nostro smartphone con la camera. Accendiamo la camera, andiamo sul menu, Network, controllo con smartphone e attiviamolo. Il metodo più semplice ora è usare il QR code. Tornando indietro sul menu, ora dovremo avere una nuova voce, connessione. Clicchiamola e facciamo ora partire l'app sul nostro telefono e nel mio caso tablet. Selezioniamo il metodo con cui vogliamo connettere la camera, QR code, e scansioniamo il quadrato sul display della nostra Sony. Ecco qui, sono connessi. Una volta stabilita la connessione, possiamo controllare da remoto lo scatto, abbiamo la funzione Live View con tutte le impostazioni di scatto. Il motivo per cui la uso è proprio questo, mi è molto utile quando non voglio rimanere dietro la camera per controllare da remoto lo scatto e in modo da poter essere altrove sul set a fare delle modifiche e contemporaneamente controllare l'inquadratura, oppure in situazioni dove non è indicato toccare la camera come lunghi scatti, scatti notturni eccetera. Un motivo in più del perché mi è utile è che a volte lo schermo della camera non basta, è troppo piccolo per poter cogliere ogni dettaglio ed è per questo che ho pensato di installare questa app sul tablet, in modo da avere subito un'anteprima dello scatto bello grande. In ultimo, anche se io non la uso per questo scopo, è giusto che menzioni velocemente le altre funzioni di questa app. Puoi trasferire immagini e video dalla camera allo smartphone e condividerle in tempo reale. Inoltre, grazie alla geolocalizzazione del tuo smartphone, collegando la camera puoi aggiungere alle foto informazioni sul luogo dove sono state scattate. Vi lascio nella descrizione il link del sito di Imaging Edge Mobile. Se questo video vi è stato utile, ovviamente lasciate un like o un commento e iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!